Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Gironzolando un po' a caso su Steam, sono capitato in un gioco d'auto veramente interessante. È un gioco di rally nello specifico, ma molto molto particolare. Infatti mi ha affascinato subito per la tipologia. Non stiamo parlando di un super gioco, non stiamo parlando di una qualità grafica incredibile, quindi niente a che fare con i giochi d'auto a cui siamo abituati ultimamente per quanto riguarda simulazione, ma è un gioco secondo me dalle caratteristiche interessanti. Sì, perché ha un aspetto grafico davvero davvero strano che lo rende però molto molto accattivante. Il gioco di cui vi sto parlando ragazzi è questo, si chiama Rally Drive. È un gioco molto cartonesco per quanto riguarda la grafica, come vedremo tra poco, e anche molto pastellato per quanto riguarda i colori. Però tutto questo ovviamente lo rende molto divertente e anche l'utilizzo, ovviamente parliamo di un gioco arcade e non di un gioco simulazione. Attualmente è solo in versione demo, quindi non lo si può acquistare, non si può utilizzare nella modalità completa perché è solo in versione demo e presto arriverà probabilmente in una versione, anticipata, quindi completa, ma con ancora delle fasi da sviluppare. Però la versione demo ovviamente è gratuita ed è per questo che ve la sto suggerendo ed è davvero interessante secondo me provarla. È disponibile sia per computer Windows che per i Mac, quindi la si può utilizzare un po' dappertutto e poi non ha bisogno di grandi risorse per funzionare, perché ultimamente per utilizzare dei giochi di ultima generazione bisogna avere dei computer veramente pazzeschi per sfruttarli a pieno, mentre in questo caso non si richiedono risorse incredibili per l'utilizzo. Allora, a questo punto direi di provarlo. Purtroppo non è ancora compatibile, almeno con il mio G923 non è compatibile, nel senso sì, viene rilevato, ma poi non si riesce a configurare i tasti, l'acceleratore, quindi non si riesce a utilizzare il mio volante. Ovviamente, non essendo ancora il gioco completo, probabilmente tutto verrà sistemato, perché comunque viene rilevato come G923 all'interno del gioco, ma poi non si può utilizzare perché è inconfigurabile per quanto riguarda i comandi. Quindi utilizzerò il joypad, in questo caso un joypad Xbox, è totalmente compatibile, infatti anche i tasti, tutto già preconfigurato, funziona benissimo, ma anche con quello PlayStation funziona altrettanto bene. E il bello ovviamente di un gioco come questo, che è tranquillamente utilizzabile con un joypad, perché parliamo di un gioco arcade, quindi il joypad è tranquillamente utilizzabile. Probabilmente verrà utilizzato più con i joypad che con i volanti. Ma detto questo, direi di provarlo perché lo trovo veramente interessante per quanto riguarda l'aspetto grafico, questo Drive Rally. Allora, questa è l'interfaccia di avvio, come vedete abbiamo anche la lingua italiana per quanto riguarda i menu e tutto quello che sono le descrizioni, mentre per quanto riguarda le voci del copilota, no, l'italiano non c'è, magari arriverà prossimamente con ovviamente la versione definitiva, non lo so, però attualmente abbiamo il menu ma non la voce del copilota in italiano. Allora, nel menu abbiamo gara veloce, carriera, opzioni, dove all'interno abbiamo, vedete, la lingua, i sottotitoli per quanto riguarda appunto quello che ci viene detto dal copilota, possiamo regolare la sensibilità, se vogliamo avere l'auto ghost o meno, il cambio se vogliamo automatico o manuale, ovviamente col joypad io con il manuale non riesco, quindi utilizzerò quello automatico, poi secondo me è un gioco che va utilizzato proprio easy per divertirsi a pieno, quindi senza stress anche di cambio. Questo è tutto quello che abbiamo per quanto riguarda il gameplay. Poi abbiamo lo schermo dove possiamo andare a configurare la risoluzione grafica. Nel mio caso vedete 1920x1080. Dopodiché, tornando indietro, andiamo in qualità. Qua possiamo ovviamente andare a definire la qualità grafica. Potete lasciare ultra perché comunque non ci vogliono delle grandi risorse per ottenere una qualità ultra. E dopo le altre impostazioni che sono comunque preimpostate di default. Qua abbiamo le regolazioni dell'audio e poi abbiamo i controlli. Vedete che in questo caso la modalità è il mio gamepad Xbox. I tasti sono preconfigurati, quindi acceleratore, freno, freno a mano con la lettera A, ma si possono andare comunque a rimappare. A questo punto possiamo fare gara veloce o carriera, comunque è un demo, quindi non possiamo utilizzare tutto quello che c'è all'interno del gioco che verrà poi distribuito a pagamento. La cosa interessante sono le auto. Allora, l'auto disponibile attualmente è questa, che non ha marchi e licenze ufficiali, ma riproduce in questa forma cartonesca, come vedete, che è poi la parte accattivante di questo gioco, ma comunque riproducono quello che erano le auto da rally che hanno corso negli anni. In questo caso questa dovrebbe riprodurre quella che era l'Audi 4, un Audi super vincente. Come vedete sulla destra
abbiamo la trasmissione 4WD, l'energia, quindi le caratteristiche dell'auto. Schiacciando X possiamo personalizzare l'auto, anche se attualmente questa funzione non è ancora disponibile, e vedete che qua abbiamo un'altra auto che ovviamente sarà disponibile poi nelle versioni quelle a pagamento, quindi non in questa versione demo, che riproduce la Peugeot 205 da rally. Quindi abbiamo tutte le auto che hanno corso nel rally senza avere loghi, e anche per quanto riguarda l'estetica, questa estetica cartonesca, ma che però ricorda le linee che hanno corso realmente nel rally. Quindi è qualcosa di veramente nuovo, secondo me è interessante questo gioco da rally, è poco stressante e molto divertente. Allora, come abbiamo detto, le auto, vedete, sono tutte coperte, ma ci sono veramente tutte. Adesso ve le faccio vedere qualcuna, che poi sono quelle che fanno vedere loro nel loro sito YouTube, dove fanno vedere appunto le auto che ci saranno nel gioco definitivo, e vedete che le auto sono tutte quelle che hanno corso nel rally. Veramente bella questa cosa, anche se poi non hanno i marchi e le licenze ufficiali. Proviamo a fare una gara veloce, quindi l'auto per forza questa, il circuito è per forza questo, perché vedete è una demo, quindi un circuito solo. Qua ci fa vedere i tasti del joypad, quelli preconfigurati, e adesso iniziamo a correre. Guardate la grafica, veramente bellissima questa grafica cartonesca, con i colori molto pastelli. Pronti, partenza, via, tutto gas. Ovviamente bisogna prenderci la mano per pilotare con il joypad, anche se abbiamo detto è molto arcade, quindi non è simulazione, però rimane un gioco comunque non facilissimo e molto molto divertente. Guardate anche il fumo delle gomme quando viene sulla nuvoletta, è fantastico, è bellissimo, bello bello bello. Divertente, divertente da matti, ragazzi. Poi, come ho detto, poche risorse del vostro computer per utilizzarlo, quindi chiunque può bene o male utilizzarlo. Poi è disponibile sia per Windows che per Mac, quindi davvero chiunque può provare questo gioco demo, che attualmente appunto non è disponibile in nessuna altra versione, solo in questa demo. Io ci sono capitato per caso, ho sbagliato a frenare, ho frenato con B anziché con A il freno a mano. Comunque io ci sono capitato per caso mentre giravo su Steam, stavo guardando un po' i vari giochi in uscita, e mi sono andato a beccare questo gioco da rally. Ho frenato tantissimo, perché sto parlando, faccio veramente fatica a parlare e concentrarmi sulla guida, però penso si capisca un po' la qualità del gioco. Freno a mano, guardate che bella drapata, è fantastico, bellissimo, bellissimo. Io vi straconsiglio. No, ho sbagliato la strada! Stavo parlando. Aspettate, faccio retro. Ho sbagliato la strada, parlavo. Non mi sono accorto che la strada girava a sinistra. Andiamo sullo sterrato dopo l'asfalto. Bellissimo. Guardate che bello. Troppo cartone animato, cartone netto. Siamo nei cartoni animati di cartone netto. Bellissimo. Ok, vediamo qua di non sbagliare la strada anche stavolta. Perfetto. Guarda questa parte. Prestissima la curva. No, il treno. Ok, abbiamo sfasciato anche le... No! Abbiamo sfasciato le barriere. Mamma mia, che errore in questa curva allucinante. Ero preso dal fatto che avevo sfasciato le barriere del treno e non ho più seguito la pista. Per quanto riguarda... Punto. Freno a mano, venuto malissimo. Bello, 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 Quando ci si prende sulla mano diventa di un divertente incredibile, perché poi comunque vedete che in alto abbiamo il tempo, bisogna migliorare il nostro tempo anche rispetto a quelli che poi lo faranno online il tempo, quindi battere altri tempi degli avversari online. Fantastico, bellissimo. Mamma mia, mamma mia. Ritorniamo sull'asfalto a tutto gas, freno a mano, ma che derapata che ho fatto, derapata è venuta benissimo stavolta, bellissimo, attenzione, attenzione, abbiamo quasi finito il giro, abbiamo quasi finito il giro, l'unico giro che abbiamo disponibile, nel senso, non l'unico giro, l'unica pista che abbiamo disponibile, perché come abbiamo detto è una demo. Ritorniamo sullo sterrato. È un momento che non capivo dove dovevo andare, perché ragazzi, parlare, guidare, dopo un po' a me va a massa il cervello. Right one.
Mamma mia che fatto, su due ruote. Fantastico. Frenato dopo 3 anni da quando avrei dovuto frenare, ma non fa niente, perché la macchina non si rompe. Fa un gran rumore di vetri rotti, ma lei continua a funzionare in maniera impeccabile, a tutto gas, traguardo. Cioè, è bellissimo. Ovviamente quello che abbiamo disponibile è solo questo, perché comunque, come abbiamo detto, è una demo, quindi sono 12esimo, ho fatto peggio del mio peggio solito, comunque fa niente, è divertente così, è divertente perché si può fare quello che si vuole, non c'è stress psicologico, perché non abbiamo bisogno di quella concentrazione incredibile che dobbiamo avere quando utilizziamo un simulatore. Qua è molto più easy e molto divertente, soprattutto con un joypad ci si diverte veramente tanto a migliorarsi o a battere questi tempi che vedete attualmente qua esposti. Quindi è una sfida contro noi stessi e contro questi nomi, suppongo finti, però credo però vediamo global cosa succede. No, carica. No, però mi sa che sono driver veri. Boh, non lo so. Non ho capito ancora se sono persone vere o create dal gioco. Non lo so. Vabbè, comunque, non è importante. L'importante è divertirsi. Quindi, ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questo Drive Rally, gioco che trovate su Steam in versione demo gratuita, che io veramente ci sono finito dentro per caso nel trovarlo, ed è per questo che ve l'ho voluto suggerire, perché magari tanti di voi girano su Steam e non l'hanno mai trovato, come fino adesso io non l'avevo mai trovato. Quindi ragazzi, se questo è il mio video, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o un gioco come questo. Ciao, al prossimo video!